Bene, andiamo avanti. Under 18 chiamerei sul palco World Dance Danzolo. Giusto? Ho detto bene? Ok, bene. Un applauso. Questo passa al tuo contemporaneo. Andiamo avanti, Officina delle Arti, classico, singolo, prego. Complimenti. Thank you.
turno, se rimane un secondo sul palco, fai un'improvvisazione su una base che ti mettiamo noi. Ciao. Guarda, volevamo vedere una diagonale, ci fai due gran Batman, tombe fate pure, due pirouette and or. Grazie. Ok, grazie. Angelo, per favore, possiamo rivedere anche la 22? 22, numero 22. La 22 è la ragazza quella di classico. Bravo. Eccola qua. Ciao. Anche per te, Batman, Batman, scene, scene, tombe pade pure, doppia pirouette. Grazie. Ok, grazie. 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 Allora, continuiamo, Under 18, con Maria Grazia Zozzaro. Beccato, l'accento, contemporaneo. Bene, grazie. Benvenuti. Anche volevamo vedere anche da te un po' di tecnica. Se gentilmente potresti partire da quella diagonale verso la punta del sì, lì. Ci fai un picchio arabesque, chassé entrelacé, tombe vade pure grand jeté. Questo è un dolce. No, guarda, in diagonale salendo dove sta il nostro presentatore. Pronti? Va, sette. Grazie, continuiamo allora, richiamo Angela Guaccio. Angela Guaccio è pronta. Possiamo continuare, giudici, o volete rivedere qualcosa? Ok.
Ok, continuiamo, andiamo avanti. Allora, adesso chiamerei Officina della Danza, un gruppo di 4 persone contemporaneo. Prego. Applauso, sportività. Grazie. Se mi dite gran puretta lo vado a preparare.
Allora, con tutto rispetto per la danza, per carità, ci lavoro con i ballerini, i miei colleghi mi ucciderebbero. Allora, continuiamo. La Fenice adesso è un gruppo di pop, sono in 5, io pregherei prima tutti quanti di venire qui in fila, di farsi vedere, di aprire la maglietta, ok? Aprire la maglia, la giacca, avanti. Numero 40, 38, 39, 41, 37, bingo! Prego, in posizione. Prego. Un applauso di incoraggiamento. Grazie. Continuo, se mi ammazzo ho fatto bene, hai fatto bene, complimenti, però stiamo attenti, eh. Ecco, riallacciati la scarpa, rimani sul palco insieme a 39, 40, giusto? Sì, così, e la base è Castello. Credo perché è luce in questo viaggio. Adesso guardo avanti, non abbasso lo sguardo. Corre a lungo il passo, perché domani è già tardi. Non fermarti, lotta per il tuo futuro. Non buttarti nell'oscuro e non inchinarti a nessuno. Io non rompiti qui, amo chi mi sta accanto e chi mi dà tanto. Non credo nei vostri indoni, ama rispettando, vivi riflettendo. Viaggia veloce sempre come il vento. Ok, grazie. Bene, grazie, complimenti ragazzi. Non gliene volete ai giudici, se magari mandano via qualcuno, devono rivedere qualcun altro, non vi preoccupate. E quando viene fatta questa cosa, ragazzi, non la dovete prendere a male. Esatto. Per capire bene alcune cose di alcuni ragazzi. È solo per capire bene, perché non riescono a capirlo quando sono... Magari vengono qui e se la giocano pure male. Esatto. Ok, continuiamo. Continuiamo, loro erano quindi... Fenice, era la Fenice, giusto? Sì, continuiamo allora. Metamorfosi è un gruppo di 14 persone, fanno hip hop, quindi io direi schieratevi, fate vedere tutti i numeri. Allora, schieratevi tutti vicini, spazi. Io non mi metto lì davanti se non il microfono fischia, ne vale della mia professionalità. Quindi, 92, e la ragazza dopo? 92, 87. 93, 85, 90, 94, 91, 84, 97, 89, 86, 88, 96, 95. Tombola. Hai vinto il premio. Allora, in posizione, grazie. Giocatevela bene, vai. We gon' let the band deal with you. In my A style. Old school.
Allora, mettiamoci in fila, fatevi vedere tutti, in fila per favore. Così la giuria dà un'occhiata. Allora, qui chiediamo l'85. Passa avanti. 88, 91. 84. Espressione. Sorridete. Credo perché è luce in questo viaggio. Adesso guardo avanti, non abbasso lo sguardo. Corre a lungo il passo, perché domani è già tardi. Non fermarti, lotta per il tuo futuro. Non buttarti nell'oscuro e non inchinarti a nessuno. Io non mi di qui, amo chi mi sta accanto e chi mi dà tanto. Non credo nei nostri intoni, ama rispettando. Ok, bene, bene, grazie ragazzi. Complimenti ancora a tutto il gruppo, naturalmente. E andiamo avanti, adesso abbiamo 15, un gruppo di 15 persone che io chiamerei sul palco, così vi mettete in fila, ed è di Lenia Ippolito, fatemi vedere, tutti quanti, ok, copritemi, va benissimo, tranquilli, tranquilli. Bravi, bravi, complimenti. Ok, vi pregherei di rimettervi in fila, così vi fate rivedere. Tutti quanti, avanti, avanti. Ma avete paura? Avanti. Dai, dai, qui. Beh, grazie. Vai. Prego. È qui presente? Dov'è Ilenia? E faresti gentilmente due pirouette soltanto? Ok, grazie. Presenti. La 112 anche. Vieni avanti. 112. Mi faresti gentilmente un développé alla seconda tenuto, anche a 90 grammi. Perfetto. Grazie. Complimenti,
Bene, potete andare. Ok, noi abbiamo finito la categoria under 18. Quindi adesso punteggio. Direttore artistico, dov'è? Direttore, perché si arrabbia? C'è una variazione, mi chiedono dalla regia. Sì. Regia quella, altra regia. Ok. Ti do dei numeri. Sì. Mettiamo una sigla, ce la devono ballare. Sì, così proprio, tutti insieme? Sì. Ok. Ora... Allora, ascoltate da dietro le quinte perché adesso chiamerò dei numeri. 39. 88. 108. 108. I carabinieri. 113. 112. Perdonatemi. 112. 105. Quella è la polizia, 112. No, 113. E 81. Io mi perdo. 118 sei vigili? Ragazzi laterali, per favore, mettetevi un lato, ok? Vai ragazzi. Tu c'hai la scarpa... ho visto. Però studi anche altro o fai solo hip hop? Studio ok, sempre. Va bene, allora fai quello che, insomma, ti senti di fare. Grazie. Pasan los días y llegan las ilusiones de un amor que vivió alguna vez. Y si discutimos para comprendernos, tus lágrimas se detienen. Va bene, giuria? 108 da solo? 108 da solo. Ecco. Facciamo un'improvvisazione. Devi fare un'improvvisazione. E puoi fare... Cosa studi di solito? Okay. Tutto. Tutto. Tutto fare. Bene. Va bene, un'improvvisazione. Magari mi fai due pirouette? Abbassa un po' le spalle, rifai un attimo. Ok. Mi fai una diagonale? Sì, un attimo che vediamo una diagonale. Fai... Allora. Ma mi fai uno chanè con una ruota? Solo questo, eh? Sì, coupé jeté. Ok. Bene, mi fai adesso un'improvvisazione, parte con la musica. David Rivera. Yeah, bravo.
Abbiamo finito gli under 18. Molto contenti, sono stati molto bravi. Io sono ancora di sotto dei 18. Lei gli under 8. Lei sta negli under 8. Ok, che dice direttore? Belle facce? Bello. Beh ragazzi? Belle esibizioni. Belle esibizioni, sì, complimenti a tutti, davvero, agli insegnanti. No, io però le devo invitare sul palcoscenico. Chi? Un ragazzo che credo degli under 18. Sì. Che era la prima esibizione. Quindi la World Dance Dance Hall. Sì. Ok? Mi credo, adesso non ricordo. Adesso vediamo. È che avete fatto il passo a due, benissimo. Sì, vero. Okay. No, dobbiamo fare un paio di domande. Prego, allora, luce, venite avanti, ragazzi. Senza parto dalla signorina. Posso... No, come stare. Direttore. Dimmi. Venga più avanti. Infatti, avanti. Che rimprovero i ragazzi, poi devo rimproverare anche lei. Ma io non ho un problema. Allora, da quanto tempo parli? Dietro uffizio. Da quando avevo 3 anni. Questa scuola? Sì. L'insegnante? Ileni Ippolito. Qual è il genere che preferisci della danza? Contemporaneo, anche se studio tutto, classico, caraibico, hip hop. Ho iniziato all'età di 4 anni, mi chiamo Pietro, ho studiato sempre al centro studi Lanzalo di Roberta Piccolo, sono un ballerino versatile, classico, moderno, contemporaneo. La materia che preferisco è moderno contemporaneo e ballo ovunque. Ma tu vai in discoteca? Come? Io non ci credo, scusate. Ragazzi, non andate in discoteca? No. Mai. Non è che voglio fare il cattivo, ma scusa, se non vanno in discoteca, dove vai a trovare le ragazze? Per strada. Nel paese. Enzo, scuola di danza. Scuola di danza. La Rebecca. Vabbè, sicuro. Vedremo come vi premieranno, se vi premieranno, perché i numeri, vabbè, 111-112, quindi facile. Bellissimo, a dopo. Ok, grazie ragazzi. Direttore, vuoi dire qualcosa? No, aspettiamo, allora, gli under 18 abbiamo terminato, quindi dobbiamo iniziare con gli over 18, però prima aspettiamo il punteggio, così premiamo, va bene? Premiamo, che dici? Altre cose che vi daremo come indicazione anche se... Direttore. Dica. Siamo pronti? Siamo prontissimi. Abbiamo tutto. Tutto? Posso? Allora vada, prego. Ok, allora, under 18, premiamo la categoria under 18. Volevo chiamare sul palcoscenico uno dei giurati che comunque sì, là, silenzioso e attento. È ovviamente un esperto in realtà di tango, di milonga, eccetera. Vorrei Giuseppe Stuto. Stuto. Giuseppe, prego. Studo. Prego Giuseppe Studo, un applauso. È un docente di danza, ricordiamolo. Siete pronti ragazzi? Allora, under 18, categoria under 18. Devi premiarmi. Andiamo col primo posto, così c'è la porta. Primo posto, Ippolito. Sì, allora il gruppo era composto da 15 componenti e facevano un contemporaneo. E noi premiamo al primo posto Ilenia Ippolito, allora. Prego ragazzi, entrate. Se volete anche l'insegnante. L'insegnante. Insegna Giuseppe, arriva anche l'insegnante. Facciamo un applauso. Io la vedo. Ilenia Ippolito, prego. Complimenti. Ok, ci devi stare adesso perché ci stanno i tuoi ragazzi, complimenti allora, per quello che hai fatto. Questo primo posto, ovviamente spero che poi verrete anche ad altre successive tappe a scoprire comunque Dancing Dream. Il nostro obiettivo era quello di arrivare in finale, cioè fare questa esperienza a Cinecittà. Come vada vada, l'importante è che arriviamo a Cinecittà, perché è un mondo che non conosciamo proprio. Quindi per noi essere qui e aver vinto il primo posto è ancora di buona soddisfazione. Bene. Guardi, per Cinecittà si rivolga a quel direttore della fotografia. Lui credo che conosca qualcosa di Cinecittà, qualcosina, ma credo qualcosa ce la potrà raccontare. E io premierei un gruppo di pop, La Fenice! Un applauso! Grande ragazzi! Questi sono i ragazzi che sono stati storpiati, mi pare, qualcuno di loro ha dovuto ripetere, quasi un esame di riparazione, no? Sì,
Per la scuola. Ma intanto sentiamo i loro nomi. Angelo. Alessio. Come Alessio? Alessio. Ah, ecco. Asia. Gianviero. Lugiano. Benissimo, allora tante belle cose e poi vedremo chi sarà selezionato anche di voi. D'accordo, grazie. Lui ha vinto che si chiama Angelo. Già, ok, io adesso chiamerei il terzo posto. Metamorfosi. Metamorfosi che era il mio classico, se non sbaglio, vero? Perfetto, ho azzeccato. Monica, Valentina, Chiara, Angela, Annalisa, Ludovica, Leonardo. Bene, allora anche loro bravi per questa loro esibizione, anche qualcuno di loro è stato sorteato, sì. Ho fatto gli esami di riparazione, tante belle cose, auguri a tutti. Complimenti ragazzi, e adesso c'è un piccolo sparabom, colpo di scena, perché la giuria ha dato un premio speciale, quindi premio speciale giuria al ballerino o ballerina numero 112, facciamo un applauso! Complimenti! Allora questo lo do io perché c'è un premio speciale, i premi speciali spettano ai direttori artistici, questo è uno dei difetti principali. Bene, complimenti, come si chiama? Angela. Da quanti... Ha visto, direttore? Da quanti giorni? È il nome. È il nome. È il nome di mio papà e di mia mamma, quindi di conseguenza faccio poca fatica a ricordarli. Allora, da quanti anni parli? Da quando avevo 3 anni. Quanti? 3 anni. Come me? Beh, ottimo, ottimo. E adesso invece ne hai? 16. Quindi... 13 anni. Soltanto. Soltanto, bravissimo. Allora, complimenti e a presto. Allora, ci vedremo. Complimenti. Ci vediamo a Cinecittà. Un applauso, un applauso. Bene, allora, possiamo continuare? Allora, continuiamo con gli over 18. Grazie Giuseppe, grazie Enzo. Ah, allora i diplomi dobbiamo dare, quelli che scelgono. Dobbiamo dare naturalmente i diplomi che poi segneremo con i numeretti. E io proseguirei con la gara con gli over 18. Dalla regia mi confermi, mi fai un ok? Ok. Prego ragazzi, tutti giù allora. Io chiamerei Dan Salo, giusto? E Modern Contemporary, e lui è pronto, è il numero 111. Prego, un applauso! Giuria, volete rivederlo, vero? Ah, fermati Pietro, te pareva? Sì, sì. Stavo andando via. Via qua, mo te spremono. Ciao, quanti anni hai? 18. 18, ok. Ti facciamo improvvisare su una base e poi vorremmo vedere qualcosina, giusto qualcosa di tecnica. Puoi respirare un attimo, ce la fai. Vai.
David Rivera. Qualcosa di tecnica? Sì. Tecnico. Tecnico. Giusto, scusate. No, tecnica. È giusto, ho detto. Guarda, vorremmo vedere soltanto un primo arabesque e un developer alla seconda. Con la panna. Con la panna. Perché se magna. Grazie. Grazie Pietro. Andiamo avanti, giuria? Ok, andiamo avanti. Sempre over 18. 18, mi è uscito. Over 18. Federica Molinari e Eliana Lanotte. È un passo a due di moderno. Mi raccomando, ragazzi, un po' più avanti per la luce. Calcolate se dovete far salti e cose. Ok, prego. Numeri, Angelo, numero. Allora, numeretto 58 e 57. I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to be you. So long when you call it's like to. Ricordo i numeretti 57 e 58, giusto? Quindi 57. No, 57 sei tu, eh? Lei, 57 è lei, l'ho attaccato. 57 e 58, fatemi rivedere. Quanti anni avete? 23. Scuola, chi è la vostra insegnante? Autodidatte. Sì. Bene. Posto? Ok. Va bene. Prego ragazze, grazie ancora. Regia. Grazie ragazze, 58 e 57. Allora, richiamo allora sul palco Mi Vida e il passo a due di Modern Jazz. Prego ragazzi. Allora, fatevi vedere, giratevi ragazzi. 118 lei, 119 lui. Prego. Posizione. Thank you.
Bene, complimenti, 118, 119, facciamo un applauso, tutti ragazzi. Gentilmente dovresti fare tre scene, pirouette dirette, come vuoi, ancora tre scene, doppia pirouette in attitude, grazie. Ok, e la pirouette in attitude mancava. Con calma. Ok, grazie. Grazie 119. Loro erano in Mivida con Modern Jazz. Ancora complimenti e grazie a tutti per la pazienza. Facciamo un applauso a tutti voi, i genitori. Eccola Michela. Eccola. Michela Consolo. Un applauso. Noi parlavamo di te, però tu non c'eri. Tante cose brutte. Tante cose brutte, ma non è di particolare. Allora, innanzitutto grazie per questa tua disponibilità, per questo Dancing Dream, il sogno di mia madre, per il tuo lavoro, per la tua instancabile, ovviamente, partecipazione. Speriamo, anzi, a presto, chiaramente, di trovarci qui per le strade di Potenza a girare la web serie. Ovviamente sarà per noi un buon motivo per ritornare facendo la serie a Potenza. Innanzitutto un tuo bilancio, magari? Dunque, il bilancio indubbiamente positivo, abbiamo visto comunque della bella danza. Però ecco, io avrei voluto darvi prima il benvenuto qua a Potenza, vi do ora la rivederci, sicuramente ci rivedremo. E vorrei ringraziare insomma te che sei l'anima di questo progetto, quindi il direttore artistico, il direttore, nazionale, Alessio Matali, presentatore della Maria D'Arco, senza dimenticare che ci ha concesso anche il patrocinio, la provincia di Potenza e il comune, e sono contenta comunque di aver potuto contribuire a questo progetto, che poi mi è piaciuto dall'inizio quando ho saputo che partner, sono dei partner come Francisco e Frank Benetton, e qui mi piace ricordare una frase che dici sempre tu, danziamo alla fine per chi non può danzare. Credo che sia uno degli aspetti secondo me più importanti da lasciare a questi ragazzi giovani, perché comunque il motivo è legato comunque a tutte le persone che non possono danzare in quanto magari vorrebbero ma hanno purtroppo degli handicap fisici tali che non glielo consente. Però noi abbiamo fatto forse qualcosa di più e speriamo che magari in altre sedi lo troviamo, che è quello di far danzare anche chi è diversamente abile insieme a dei normodotati, così si dice, ovviamente persone come questi ragazzi che comunque si avvicinano a loro e insieme danzano e propongono nuove coreografie, perché far vedere che è tutto normalità credo che sia l'aspetto principale. La cosa più importante è far vedere, far capire che non esistono diversità, ma esiste una normalità per tutti con il rispetto reciproco per tutti. Questo è l'aspetto che secondo me è più importante per tutti noi, credo, per tutti noi. Grazie a te, no, ma non fuggire, perché io guarda, è un dream da mettere chiaramente a scuola o comunque da tenere a casa. Ecco, perché comunque non è come un merito, ma è una gratificazione, ma è un ricordo, semplicemente un normalissimo ricordo che vorrei che ovviamente fosse per te. Grazie. Non è la fotografia, ma... A un certo punto della serata, questo diventa serio. No, una faccerina, dai. Senti quanto è bella questa. Ecco. Pensate, io nella mia vita ho avuto veramente una grande fortuna. Come stavo dicendo prima, sono andato in quartiere popolare, per cui però poi mi sono girato tutto il mondo perché ho fatto questo lavoro straordinario che stanno cercando di portarcelo via qui in Italia, ma insomma non ci riusciranno perché siamo tosti e gagliardi.
Insomma, ho conosciuto un signore, ho fatto tanti anni fa con il mio amico Gianni Minacchi, qualcuno di voi conoscerà, un grande incontro in Sud America, incontrando quasi tutti gli autori, gli scrittori latinoamericani, tra i quali Giorgio Amado, Carlos Puenzo, Alvaro Mutis e con uno signore che sono rimasto molto in contatto, era Gabriel García Márquez, premio Nobel per la letteratura. E fu divertente questo incontro perché lui non sapeva che io sapevo tutto di lui, perché quando andavo a incontrarlo era un po' così, giustamente un premio Nobel per la letteratura, una di Valletta, Porta Cortese, un po' parlare con lui, un po' tutto. A un certo punto dico, senta, signor Gabriel García Márquez, lei che è venuto a studiare nella mia città, questo dove? Che ne so, io sapevo di incontrarla e mi sono informato chi era e che aveva fatto, insomma siamo diventati grandi amici. E l'altra cosa bella che mi ha detto, prima che vi leggo questo suo scritto, è stata, vabbè, dica il signor Gabriel García Márquez, dice, sei stato l'unico a far sta zitto per 5 minuti il comandante Fidel Castro, insomma, abbiamo incontrato con lui, ho incontrato anche l'altro, perché è uno che sa tutto di tutto e di più, però a decina non sapeva niente. Allora, quando mi ha chiesto delle cose, infatti ho delle foto con lui, io chiacchiero e lui mi sta a sentire. Dice, sei stato l'unico al mondo che per 5 minuti ne ha fatto parlare, uno che parla sempre. Insomma, a parte questo, molto bello. Bello Giromenti. Siamo arrivati. Vorrei ovviamente per premiare un po'. Chiamerei Alessio Mataldi anche per aiutarci. Sebbene Alessio, che comunque lo presentiamo questo ragazzo. Sì, perché sentiamo. Magari molti l'hanno visto all'ingresso, ma questa è una delle fatiche nostre, dei nostri collaboratori. Tutti all'ingresso. Ecco, benissimo. Allora lui in realtà, oltre ad essere un collaboratore nel nostro staff, è comunque anche colui che organizza un concorso di canto a Roma. Non mi chiedere come si dice questo concorso di canto, perché Roma, no, Music Festival Roma, Music Festival Roma, io non l'ho ancora imparato nonostante collaborazione con questo suo festival, ma ci dici due paroline su questo due festival? Paroline. Due paroline. Dopo che ne hai dette 18.000, io dico che... No, grazie a tutti. No, io ti ringrazio Enzo, ti ringrazio come sempre di questa collaborazione con il Music Festival Roma, che è questo concorso nazionale che si svolge a Roma. Abbiamo fatto tutta la sezione di casting da ottobre fino a marzo. La prima puntata è stata lo scorso giovedì, quindi esattamente 2 giorni fa, e ci saranno a seguire le altre puntate al Planet di Roma, locale in zona gasometro di Roma, per chi dovesse conoscere un po' le varie zone di Roma. E appunto l'obiettivo è quello di scoprire questi talenti, queste nuove voci, per utilizzarle per le colonne sonore del film Dancing Dream. E quindi per noi del Music Festival Roma e per me da organizzatore è un onore. Grazie Biagio. Grazie. Addirittura adesso parlo io. No, oh, meno male. Lei anche lei però. Andiamo avanti. Allora, Over 18, presentazione, premiazione, perdonate, ormai sono arrivato anch'io. Allora, noi abbiamo un primo posto che è un pari merito, quindi i nostri giudici si sono trovati con lo stesso numero. Vorrei magari anche i giudici qua sopra. Chiamiamo anche i giudici allora. Tutti i giudici qui sopra, grazie. Anche quelli simpatici e quelli antipatici. Roberto, ci sono sempre. Barbara. Ben uguale. Ok, allora posso... No, adesso voglio fare una domanda, prima che tu fai questa cosa. No, una mia curiosità. Mezz'ora di curiosità questa. Allora, voi la dovete finire di fare le richieste con i piatti, sembrano piatti francesi. Non se può sentire, fammi la squadra, cioè, che roba sono? Allora, sì, fa un po' ridere, però è la verità. È troppo seria la cosa, però... No, non è seria, da lì capisci la qualità poi del ballerino, perché si sono viste delle bellissime coreografie,
bravi ballerini, veramente bravi. Infatti il consiglio che do io da coetaneo quasi è quella di guardarvi, perché vi rendete conto veramente di cosa potete fare e cosa potete prendere dagli altri, perché tanto con l'arte o con la danza principalmente è così. La tecnica è importante, perché da lì si può crescere a livello qualitativo, si dice, ok? E niente, anche quello, veramente belle coreografie, bei ballerini, però se posso dire la mia, studiate un pochettino più di danza classica, perché è importante che dà un po' più di qualità ai movimenti. Quindi gentilmente direttore, un bel patetino. Grazie. Fate pure, pure, e andiamo avanti. Allora, avevo detto prima, premiamo over 18, quindi abbiamo un pari merito per Dan Solo e Molinari e Eliana La Notte. Un applauso. Uno per chi sul palco. Primo posto. Quindi due trofei. Complimenti ragazzi, complimenti a voi, complimenti Pietro. Allora, mi sa che sono moderno, giusto? Moderno, entrambi. Allora, uno. Ok, tu lo dai a Pietro. Complimenti. Il mio. Complimenti ragazzi. Adesso andiamo col secondo posto. Mi vida. Secondo posto. Allora, medaglia, direttore artistico, medaglia d'oro, e oro, questa, e oro, sono due, io ne prenderei due, una, diamo alla signorina prima, complimenti, direttore artistico, non vede il colore, vero direttore? Ecco, perché al buio c'ha ragione. Facciamo un applauso a questi due ragazzi, complimenti ancora, grazie ragazzi. Al numero 3, Maria Teresa. Io sono spaventata, no? Che successo? Mi consegna? Puoi consigliare da Roberto e Giuseppe. 2 l'1. 4. Scusami Giuseppe, te lo tolgo così almeno sei libero. Alessia. Lorenza, ce l'avete? Martina e Maria Rosaria, un applauso al terzo posto. Io adesso ho altri tre premi. Un premio speciale per un ballerino, un danzatore, è stato molto bravo, l'abbiamo spremuto come un limone, ha risposto alle domande, e lui è il numero 111. Facciamo un applauso a Pietro. Poi abbiamo un altro premio, è il premio coreografico, perché ci è piaciuto tanto, i giudici si sono divertiti tanto e si sono esibiti stamattina, se non sbaglio, e il premio coreografico va a Metamorfosi Under 8, che erano quelle ragazzine con anni. Complimenti. Vieni al centro. E poi abbiamo una targa da consegnare, che è il premio giornalistico. Quindi io chiamerei la nostra giornalista, se è ancora presente. C'è ancora Maria Vittoria Pinto? Maria Vittoria! Come si chiama? La targa? Allora, buonasera a tutti, io sono Maria Vittoria Pinto e collaboro con la Gazzetta del Mezzogiorno. Non sono mai stata a un evento del genere e da stamattina mi sono divertita tantissimo, tutti quanti siete bravissimi, l'organizzazione, soprattutto i ragazzi che si sono esibiti, i genitori che stanno qui da stamattina. E, tutti bravi, però la prima, la numero 59, che non so come si chiama, mi ha preso il cuore, quindi numero 59, ecco, un applauso. È stata la primissima.
Gazzetta del Mezzogiorno, all'attività giornalistica che fate, sia sulla cronaca ma soprattutto sul mondo dello spettacolo, perché dovete sempre cercare di essere puntuali su quelle che sono le nuove proposte del mondo dello spettacolo, indipendentemente dalla danza, dal canto, a livello attoriale, perché i giovani hanno bisogno di qualche riga in più, perché non solo gli artisti famosi sono importanti, anzi, gli artisti famosi diventano famosi dopo che hanno ricevuto tanti articoli quando erano ancora nessuno. Quindi mi raccomando, date spazio. Grazie soprattutto alla pagina di oggi che ho visto sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Grazie a tutti e soprattutto io vorrei sottolineare che queste sono buone notizie che si devono dare e spero nel mio piccolo di riuscire a farlo sempre. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Direttore artistico, abbiamo delle borse di studio offerte dalla Dance Diamond Stage Internazionale di Riccione e materialmente ne ho una sola, però è doveroso darle qualcuna in più, sono stato autorizzato previa chiamata e non ve la posso dare materialmente perché, torno a ripetere, da questa mattina me ne è rimasta solo una. Abbiamo chiamato la direzione, mi ha autorizzato a darne due in più. Federica Molinari e La Notte, una borsa di studio offerta dalla Grazie, complimenti ragazzi. La Dance Diamond Stage Internazionale di Riccione la concede a Ilenia Ippolito, tutto il gruppo 14, anche 18 al 40%. Chi ritira? Chi ritira? Insegnante, le allievi. Ok, arrivano. Abbiamo una borsa di studio al 100% offerta dalla Dance Diamond, sempre con degli stage di Riccione, a over 18 al numero 111. Dalla borsa di studio al 50% offerta sempre dalla Dance Diamond Stage Internazionale di Riccione, offerta alla Metamorfosi Neoclassico Under 18. Poi abbiamo Officina della Danza, una borsa di studio al 50% offerta dalle Stelle di Tersicore di Pestum, Under 18, il gruppo da 4. Sempre e invece per Officina delle Arti al 50% offerte da Stelle del Terzicore per lo stage di Pestum a luglio, Under 18. Chi ci abbiamo a ritirarla? Bravo. Collega che è venuta questa mattina, che qua la giornalista che sì, è venuta sì, questa mattina. Lei è Carla Zita. Esatto, che è del Nuova del Sud e Nuova TV. Che è oggi Nuova TV, per parlare esatto, di che tra l'altro a Luna ha mandato in onda un servizio. Chiedo alla signora Michela Consolo comunque di venire a ritirare questo trofeo che lei poi consegnerà alla collega che ovviamente poi oggi era impegnata e per altri servizi, però il servizio che riguarda Dancing Dream è andato già in onda alle ore 13, credo sul TG delle ore 13 e credo che comunque passerà sicuramente domani eccetera e tu glielo darai. Grazie, molto gentile. Abbiamo ora una borsa di studio offerta dalla Backstage di Milano per 3 mesi di danza contemporanea e laboratorio coreografico, viene offerta a Officina delle Arti Under 18 alla numero 22. Borsa di studio al 50% offerta dalla Euro Hip Hop Movement,
è stata offerta alla Fenice Under 18 il gruppo da 5. Ragazzi, abbiamo parlato un po' con Bruno Max. Questa viene concessa a tutto il gruppo, però vi devo aggiungere che è stata concessa a tutta la scuola. Complimenti ragazzi! Prego, potete andare. Per ricordarti di potenza. Perché ovviamente ci porti tanti ballerini di tango, eh? La prossima volta da Ascoli in poi vogliamo avere almeno 50 coreografie di tango per fare una serata all'insegna del tango argentino. Ringraziamenti a... Allora ringrazio gli insegnanti, i ragazzi che hanno partecipato al concorso del Sindrim. Allora la media classica, sono le quinte.